Muori. Ti sfregio la faccia con l'acido. Ti riduco su una sedia a rotelle. Omar Fabaro è stato accusato dalla sua ex moglie, madre della sua figlia, di averla terrorizzata con minacce e violenze in una denuncia che ha sporto. Fabaro è stato protagonista nel 2001 di uno dei più orribili casi di cronaca nera. Insieme alla sua allora fidanzata, Erika De Nardo, massacrò con 97 coltellate la madre di lei, Susi Cassini, e il fratellino undicenne Gianluca, nella loro villetta a Novi Ligure. All'epoca aveva solo 17 anni, uno in più di Erika. Dopo aver scontato la pena ed essere uscito di prigione, sembrava aver ricostruito una vita, ma la sua ex moglie ora lo accusa di maltrattamenti continui nei suoi confronti e verso la loro figlia, maltrattamenti che sarebbero durati dal 2019 al 2021. In totale una ventina di episodi, vanno dalle minacce ripetute alle violenze fisiche e psicologiche. La procura di Ivrea, Torino, ha recentemente concluso l'indagine, che potrebbe ora portare a una richiesta di rinvio a giudizio e quindi a un processo. Fabaro ha sempre definito calunniose le accuse della ex moglie, dichiarandosi innocente. Il suo avvocato, Lorenzo Repetti, lo stesso che lo assistette nel processo per il duplice omicidio, ha sottolineato che la questione rientra in una contesa turbolenta di separazione, dove è in gioco anche la custodia della figlia. La ex moglie vorrebbe la custodia esclusiva, mentre lui desidererebbe poter continuare a vederla. L'estate scorsa, il Tribunale del Riesame di Torino ha respinto la richiesta di arresto per Fabaro, perché, secondo i giudici, non c'erano pericoli per l'ex moglie, che nel frattempo si è trasferita altrove con la bambina, e perché i fatti contestati risalgono a diversi anni fa. Infine, Fabaro ha espiato la sua pena per il massacro di Novi Ligure, ripagando il suo debito con la società. È importante precisare che l'uomo è uscito di prigione nel marzo del 2010. Sebbene fosse stato condannato a 14 anni, beneficiò dell'indulto e degli sconti per la buona condotta. Durante la sua detenzione, Fabaro dimostrò un comportamento esemplare, mostrando rimorso per il terribile crimine commesso. Dopo essere stato rilasciato, si trasferì in Toscana con l'intento di iniziare una nuova vita, dove incontrò sua moglie e costruì una famiglia. La sua storia sembrava incarnare un esempio positivo di rinascita, ma le gravi accuse della moglie ora gettano un'ombra su tutto. Ritorniamo al 21 febbraio 2001, quando insieme ad Erika De Nardo si macchiò di un crimine efferato e assurdo. Non è mai stato individuato un movente valido per quel massacro, che nacque da comuni contrasti tra madre e figlia riguardanti i voti scolastici e la relazione di Erika con Omar Fabaro, non gradita alla madre. Quella sera Susi Cassini, madre di Erika, rientrò a casa furiosa con la figlia. Durante una lite scoppiata in cucina per i cattivi risultati scolastici della ragazza, questa impugnò un coltello e colpì la madre. A quel punto Fabaro, che si trovava nascosto in bagno, indossò dei guanti di plastica e intervenne per sostenere la ragazza. Insieme massacrarono la donna con 40 coltellate. Prima di morire, Susi Cassini avrebbe perdonato la figlia, supplicandola di non fare del male al fratellino. Purtroppo Gianluca, 11 anni, aveva assistito all'omicidio della madre e doveva essere eliminato per evitare che raccontasse ciò che aveva visto. Erika fu la prima a colpirlo con un coltello. Successivamente, i due giovani tentarono di avvelenarlo con del pesticida e di affogarlo nella vasca da bagno, ma il ragazzo si difese strenuamente. Riuscì a ferire Fabaro ad una mano con un morso, prima di essere ucciso con 57 coltellate. I due ragazzi avrebbero anche voluto uccidere Francesco De Nardo, il capofamiglia, dirigente dell'azienda dolciaria Pernigotti, ma Fabaro era esausto e decise di non attendere il suo ritorno a casa per completare il massacro. Decise così di tornare dalla sua famiglia. In quel momento Erika uscì in strada coperta di sangue, urlando che lei e i suoi familiari erano stati attaccati da due banditi extracomunitari, presumibilmente albanesi, che avevano invaso la loro villetta per compiere una rapina. La sua versione non fu mai ritenuta credibile dai carabinieri, che notarono subito delle incongruenze. I giovani assassini avevano lasciato prove ovunque. Le loro impronte erano ben visibili sulle scale, impresse nel sangue di Gianluca. Non c'era alcun segno di furto.
perché avrebbero massacrato una madre e suo figlio per poi scappare senza prendere nulla. Inoltre, chi avrebbe mai pensato di rapinare una villetta di città in un quartiere residenziale, con tutti i membri della famiglia riuniti in cucina per la cena? Due giorni dopo, Erika De Nardo e Omar Favaro vennero arrestati per il duplice omicidio. Rinchiusi in una stanza della caserma dei carabinieri, sorvegliata da microfoni e telecamere, alla fine confessarono. L'Italia intera fu colpita dallo sconcerto. Come due giovani di buona famiglia, cresciuti in un ambiente protetto e amorevole, avrebbero potuto compiere un tale massacro? Le indagini rivelarono che i due avevano pianificato l'omicidio da tempo e forse avevano persino già tentato di avvelenare la famiglia con del veleno per topi. Fin dall'inizio, i giovani assassini iniziarono a incolparsi a vicenda. Omar risultò essere considerato più sincero di Erika, tanto che la sua condanna fu inferiore a quella della ragazza, punita con 16 anni di carcere. Ad esempio, ammise immediatamente che la ferita profonda alla sua mano era stata causata dal coraggioso Gianluca De Nardo, che aveva lottato con tutte le sue forze per sopravvivere alle coltellate. Fu lui a decidere di non proseguire nell'omicidio di Francesco De Nardo e fu il primo a fornire dettagli precisi sugli omicidi, dettagli successivamente confermati anche dalle analisi dei RIS dei carabinieri. I due giovani, tuttavia, non sono mai stati abbandonati dalle loro famiglie. Accanto ad Omar, il padre e la madre sono rimasti al suo fianco, trasferendosi ad Asti durante il suo periodo di detenzione per restare vicino a lui. Erika De Nardo ha sempre avuto il sostegno del padre, Francesco, che l'ha perdonata e le ha offerto il suo aiuto. Oggi, Erika è laureata in filosofia, conseguita durante il periodo di detenzione, e lavora in un'azienda agricola in un piccolo paese vicino al lago di Garda. Coordina una squadra di viticoltori e ha anche trovato un compagno. Vive in una casa acquistata per lei dal padre. Sebbene i suoi compaesani non abbiano dimenticato il suo passato, alla fine l'hanno accettata. Anche Omar sembrava aver raggiunto la pace e la serenità con un lavoro stabile e una famiglia. La realtà è diversa. L'uomo non è mai stato interrogato riguardo alle accuse di maltrattamenti nei confronti della moglie e della figlia. Secondo l'avvocato, è innocente. È troppo presto, quindi, per emettere giudizi definitivi. Bisogna attendere la decisione finale dei giudici. Se si dovesse procedere con un processo, potrebbe affrontare una condanna molto severa.